parte delle persone dall'esterno. Questo è schiavismo, neocolonialismo nuovo. Questa è un'aberrazione delle idee e tutti i paesi democratici, ricordavo prima anche la modernissima Svezia, sta rivedendo tutta la politica sulle nascite e sta facendo una cultura sul concepimento, ricordando ai giovani già all'età di 15, 16, 17 anni che è importante la prevenzione, ma è importante avere i figli presto e non a tarda età. Grazie. La ringrazio. Onorevole Picchi. Grazie Presidente. Se questo Paese, anziché dare la cittadinanza a chiunque, desse la possibilità a, come è successo l'anno scorso, a 180.000 giovani di non emigrare, probabilmente anche, voglio dire, la natalità e la possibilità di questo Paese di svilupparsi, di fare famiglia, queste sono le responsabilità del Governo. Noi dobbiamo dare il lavoro prima ai nostri giovani, non farli emigrare. Questo è il punto. La ringrazio, onorevole Picchi. Non ho altri interventi. Dichiaro aperta la votazione. Stiamo votando l'articolo 2. Siccome abbiamo ancora qualche voto, invito i colleghi dopo questo voto a rimanere in aula. Carnevali. Ci siamo? Paglia. Ferro. Ci siamo? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva e quindi assorbito l'emendamento Marazziti 2.010. Siamo al 2.012 Gigli, su cui c'è l'invito al ritiro. Prego. Voce. Ecco. Grazie Presidente. Molto brevemente per dire come il problema delle norme transitorie legate